È terminata 3-2 la partita che si è giocata nello Stadio Italia e che ha visto sfidarsi la SSD Massafra 1963 e la SD Ginusa in occasione della penultima giornata del campionato di eccellenza. La partita abbiamo visto bene, grazie a Dio alla fine abbiamo portato la partita sul binario giusto, anche se inizialmente ce l'avevamo comunque riusciti. E poi ci siamo complicati un po' la vita da soli, però siamo stati bravi a stare sempre sul pezzo e aspettare il momento giusto per riportare la partita di nuovo a favore nostro. Ci sono state tante occasioni anche perse. Sì, questo è purtroppo un tassello che a noi manca da parecchio tempo. Sprechiamo troppo rispetto a quello che creiamo tutte le domeniche. Dico da tempo che ormai al Massafra Calcio quello che manca è il gol. Non riusciamo a stare tranquilli semplicemente perché siamo anche un po' sfortunati sotto porta. Però ce l'abbiamo fatta e adesso l'importante è pensare a domenica prossima. Come si sta preparando appunto il Massafra per la prossima e ultima partita del campionato? Beh, adesso ci rilassiamo un attimo perché siamo stati un po' in tensione, l'adrenalina era alle stelle ormai. Aspettiamo stasera e da domani cominciamo a lavorare per una nuova settimana ancora più forte di prima, perché comunque ci aspetta una battaglia vera e propria a Martina Franca, anche perché sappiamo che il Martina onorerà il campionato e quindi non ci aspettiamo nessun regalo, dobbiamo andare lì e cercare di fare la partita e cercare di portarla a casa nel miglior modo possibile. È sempre un'emozione tornare qui nello Stadio Italia. Beh, soprattutto per chi qui ha vissuto degli anni belli come me, ma anche per la città, per la squadra stessa, che comunque 2 anni che il Massafra Calcio era ospite in vari campi della provincia di Taranto. Quindi non vedevamo l'ora tutti quanti di allenarci qui, ma soprattutto di cominciare ad avere l'appoggio di questo fantastico pubblico e di questa fantastica città. Quindi il 12° uomo in campo ha anche aiutato? Tantissimo, sicuramente la partita oggi l'hanno vinta loro, perché ci hanno sostenuto anche nel momento peggiore, quando ci siamo complicati un po' la vita. Quindi devo dire grazie a tutti, grazie ai ragazzi per l'impegno che ci hanno messo anche oggi, grazie a chi è subentrato, grazie al pubblico, grazie alla città, grazie a tutti. Beh, sono 2 anni che mancavamo da questo stadio. È ritornato anche il pubblico, ciò significa che a Massafra c'è voglia di fare calcio, c'è voglia di venirsi a vedere la partita la domenica, c'è voglia di tifare Massafra. Abbiamo inaugurato lo stadio con una bella vittoria, sofferta ma bella devo dire. Una partita che credo che l'abbiamo giocata perfettamente, non abbiamo sbagliato nulla tranne in quelle 2 occasioni quando abbiamo permesso al Ginusa di fare gol. Gli errori ci possono stare, quando ci sono degli errori bisogna poi in settimana valutarli, vedere perché ci sono stati. Diciamo che sbagliare è umano. Lo possiamo dire anche perché adesso abbiamo vinto e quindi siamo sereni, ecco. Qual è stata l'emozione che hai provato a ritornare su questo campo? È stata un'emozione forte, devo dire la verità, quando ho visto le gradinate piene. E per noi, per la società, questa è una cosa importante. Stavamo cercando appunto questo momento per vedere quante persone veramente volessero venire a tifare Massafra. Ovviamente andremo lì a Martina per cercare di fare un risultato importante, utile. Andremo a giocare in uno stadio importante dove troveremo una squadra che credo che vorrà festeggiare la fine del campionato dal momento in cui è arrivata prima, e quindi poi si andrà a scontrare con il Barletta per vedere chi farà la Serie D. Quindi presumo che andremo a Martina anche lì per una giornata di festa per lo sport.